Eccoci, buon pomeriggio, buonasera, scegliete voi che ci facciamo qui. Beh, forse se siete in ascolto, in visione in questo momento vuol dire che lo sapete. Nel caso non lo sappiate, tra pochi minuti si inizierà nel cortile di Palazzo Chigi la conferenza stampa che svelerà il nuovo DPCM, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che a partire dal 6 marzo e per un mese regolerà tutte le misure di contrasto al coronavirus e praticamente segnerà lo spartiacque tra ciò che possiamo fare e quello che non possiamo fare. È una materia che conosciamo da ormai un anno purtroppo. Adesso si rende necessaria pure appunto un nuovo decreto per un ulteriore mese. Vedremo poi tutti gli aspetti in una fase che, come sappiamo, è molto difficile, la fase che ci porta direttamente all'inasprimento delle misure necessarie già in ambito locale. Per chi ci segue dall'Emilia, il sindaco Merola di Bologna ha già annunciato che da giovedì il capoluogo dell'Emilia Romagna va in zona rossa, così come Ancona nelle Marche, per decisione del governatore delle Marche. E poco a poco si disegna un paesaggio fitto di zone rosse o arancioni scure in cui molte attività ovviamente non saranno più consentite, a parte ovviamente quelle che sappiamo già dalla zona arancione in poi, cioè il bar e ristoranti disponibili solo per l'asporto. Eppure ci sono anche altri ambiti che aspettiamo di conoscere, peraltro anche dall'illustrazione del DPCM, ambiti che sono relativi al mondo della scuola e dell'università. Che cosa si potrà fare, cosa non si potrà fare? Saranno chiuse le scuole nelle zone rosse o anche nelle zone arancioni? Saranno chiuse solo le scuole o anche i centri commerciali? Perché tutti questi punti sono rimasti in sospeso fino all'ultimo incontro per via di videoconferenza tra il governo e le regioni e la conferenza delle regioni. Alcune regioni hanno visto negli ultimi giorni molto deteriorarsi la situazione, lo sapete, è cronaca di tutti i telegiornali, di tutti i giornali, di tutti i notiziari e di tutti i giorni. La variante inglese e le altre varianti che via via si scoprono, che sono semplicemente evoluzioni dal suo punto di vista del virus, rendono la circolazione molto più contagiosa, molto più facile, e il numero dei casi continua a aumentare e oggi siamo tornati ben sopra le 350 vittime e sono cresciuti anche i casi complessivi. Ma oggi è anche il primo decreto dell'era del nuovo governo e c'è un elemento di discontinuità che va segnato. Ci siamo abituati da un anno a questa parte ai DPCM raccontati in veri e propri messaggi televisivi da parte del Presidente del Consiglio, l'ex ormai Presidente del Consiglio Conte. Oggi le cose cambiano perché non sarà Draghi a illustrare, non ci sarà un'illustrazione, un messaggio, ma una conferenza stampa affidata ai due ministri della salute e delle regioni, Speranza e Gelmini. Questo evidentemente per spersonalizzare, è una delle richieste implicite che ci sono state rispetto di distacco, di cambiamento rispetto alla fase precedente. Quindi non vedremo Draghi, e già sui social si dice non ci mette la faccia, ma non c'è scritto da nessuna parte che si debba mettere la faccia, non si tratta di decisioni che sono prese individualmente, sono collettive del Consiglio dei Ministri confrontate, ed è questo il motivo della presenza della Ministra delle Regioni con i governatori, e presentate come una scelta appunto dell'esecutivo che arriva, sapete, all'indomani di un'altra scelta forte, quella
di sollevare dal suo incarico il commissario all'emergenza Arcuri e sostituirlo con il generale Figliuolo, dopo aver avvicendato anche il capo della protezione civile Borrelli con quello che in realtà era il suo predecessore già Curcio. Ma andiamo, cerchiamo di entrare adesso dentro Palazzo Chigi. In questo momento ancora non è possibile vedere le immagini, vediamo cosa si vede, semplicemente questo simbolo che è l'identificazione del segnale di Palazzo Chigi, ma evidentemente anche il marchio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo via audio in questo momento, ma appena si aprirà il collegamento anche via video, siamo collegati con Alessandra Sardoni. Buonasera Alessandra. Buonasera. Allora, si diceva è un fatto nuovo in qualche modo, non che sia la scoperta dell'America, però è un nuovo DPCM, ma non è il Premier a raccontarlo, non c'è un messaggio al Paese, non c'è una richiesta di reti unificate, c'è una conferenza stampa che però è attesa importante perché ci spiega che cosa possiamo o non possiamo fare dalla fine di questa settimana e per un periodo di 4 settimane, e a spiegarlo sono il Ministro della Salute e la Ministra delle Regioni. Eh sì, questo è sicuramente l'elemento di discontinuità, per usare una categoria sulla quale si sta misurando in questo momento il nuovo governo, perché appunto ci saranno Speranza e Maria Stella Gelmini, due ministri, non il Presidente del Consiglio. L'elemento di continuità è rappresentato invece dal fatto che comunque si tratta di un DPCM, quindi il veicolo, mentre nel primo decreto, quello che stabiliva le proroghe temporali, era stato un decreto, per l'appunto questo è un DPCM che è stato comunque illustrato e concordato, insomma, sul quale c'è stata una trattativa con le regioni, ma poi appunto viene illustrato da questi due ministri. L'altro elemento di discontinuità, se vogliamo continuare su queste categorie, è che non è arrivata prima sulle scrivanie dei giornali, nemmeno delle agenzie stampa, la bozza, cioè il sistema delle anticipazioni per via di bozze successive. In questo caso non è filtrato, insomma, non ha funzionato in questo modo, non c'è stata nessuna bozza divulgata. Le uniche informazioni che ci sono, diciamo, a parte naturalmente gli articoli di giornale con cui dei nostri servizi con cui fino a ieri abbiamo raccontato le cose, però diciamo compreso lo scontro sulla scuola, le uniche anticipazioni che sono state date, per la verità, dai governatori, da Gianni, da Toti, quindi governatore della Toscana, della Liguria, eccetera, riguardano proprio l'elemento di scontro delle scuole. Poi vedremo se saranno confermate in quella direzione, naturalmente, e cioè il fatto che resta una discrezionalità dei governatori, però che dei provvedimenti comunque, quindi chiusure delle scuole, si dovranno fare quando i casi, questo sembra essere i numeri, saranno il caso di contagiati in numero di 250 su 100.000 abitanti, per 100.000 abitanti. Questa sembra essere, queste almeno le anticipazioni che hanno dato i governatori, e quindi diciamo è l'unico elemento che è filtrato realmente. Ma bozze non ce ne sono state, quindi dobbiamo proprio aspettare l'illustrazione del DPCM nella conferenza stampa. Un altro aspetto di continuità in realtà è il ritardo. C'era stato detto che la conferenza stampa di Speranza e Gelmini sarebbe cominciata alle 18.45, orario che ad ogni evidenza è già passato da praticamente 5 minuti. E alle viste un inizio immediato o ci vorrà ancora qualche minuto? Guarda, ci vorrà sicuramente ancora qualche minuto, perché ci sono delle procedure di sicurezza, come sempre, queste ci sono sempre state naturalmente. La conferenza stampa si tiene nel cortile di Palazzo Chigi. Adesso andiamo con le immagini, cominciamo a vedere le immagini dall'interno. Ecco, questa è la situazione, vediamo se sta ancora, mi pare, sanificando quello che è il palco un po' improvvisato, e presumo anche, a meno che non ci sia insomma una sorta di venatura noir, no? Ci saranno anche delle luci che devono essere accese, ma questa è la situazione che stiamo vedendo. Qui tra pochi minuti ci sarà la conferenza stampa che presenterà il nuovo DPCM, che entra in vigore alla fine della settimana.
E allora facciamo una cosa, scarichiamo la pubblicità che sono 2 minuti tanto, così poi torniamo qui direttamente e posto che sia iniziata la conferenza stampa la potremo seguire senza interruzioni. Ecco, ti vedo anche, abbiamo anche l'occasione di vedere Alessandra Sardoni inquadrata, eccoci. Devo dedurre che questa è la nostra postazione in realtà. Questa è la nostra postazione e quindi a questo punto siamo operativi e pronti ad aspettare. Certo. Non hai neanche il problema del sincrono della voce perché hai una mascherina, quindi anche se adesso ti stiamo sentendo dal microfono, dal cellulare, va bene così. Perfezioniamo durante la pubblicità, tra poco. Sta iniziando proprio ora la conferenza stampa sul nuovo DPCM, sentiamo subito. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato firmato pochi minuti fa, come è noto, su proposta mia del Ministro della Salute, e sarà vigente dal 6 di marzo al 6 di aprile. È un DPCM frutto di un confronto importante, prima di tutto con il Parlamento, c'è stato come sempre un passaggio sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica. C'è stato un lungo confronto con le regioni, di cui poi riferirà sicuramente il ministro Gelmini, e c'è stato come sempre un confronto che noi riteniamo molto importante col nostro comitato tecnico-scientifico, che voglio ringraziare per il lavoro importante svolto in questi giorni. Il principio guida del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è quello della tutela della salute come questione fondamentale, come faro, come linea guida essenziale. E noi siamo convinti come governo che per far ripartire il Paese serva vincere pienamente e convintamente la battaglia sanitaria. La vittoria della battaglia sanitaria è la prima mattonella per la ricostruzione di una fase espansiva di crescita, di sviluppo del nostro Paese. E questo è vero in modo particolare dentro questo momento epidemiologico dell'Italia, un momento in cui la curva dà segnali piuttosto robusti di ripresa, di risalita, e in cui facciamo i conti a livello europeo, ma direi a livello mondiale, con la presenza di alcune varianti temibili del virus, in modo particolare la variante inglese che è divenuta prevalente nel nostro Paese, ma anche alcune presenze significative da non sottovalutare della variante brasiliana e della variante sudafricana, ma di questo parlerà chiaramente nel dettaglio il professor Brusaferro. Il decreto del Presidente del Consiglio è quindi un decreto che prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali che sono vigenti. Viene confermato il modello di divisione del nostro Paese per aree che corrispondono a colori costruiti sulla base del quadro epidemiologico di ciascun territorio. Sono colori che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere. Le zone rosse sono le zone a più alta diffusione del virus, poi le zone arancioni, poi quelle gialle e da ultimo la zona bianca, che è la zona con minor tasso di rischio. Noi riteniamo che differenziare i territori sia la strada giusta perché ci consente di dare la risposta più opportuna, più idonea ad ogni segmento del nostro Paese. In queste ore sono in corso tra l'altro anche interventi mirati da parte di molti presidenti di regione, volti anche a costruire un modello che riesce a mirare con ancora maggiore dettaglio su specifici ambiti subregionali. E noi riteniamo che questa sia una linea che va nella direzione giusta perché produce un effetto ancora più significativo. L'innovazione più rilevante di questo DPCM nel merito riguarda le scuole. La variante inglese, in modo particolare, che lo ribadisco in questo momento è prevalente, ha una particolare capacità purtroppo di penetrazione nelle fasce generazionali più giovani. Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza. La stessa didattica a distanza avverrà nei territori
dove il tasso di incidenza su 100.000 abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250. Abbiamo scelto quindi una caratterizzazione ancora una volta legata ad un modello scientifico che ci consente anche su questo ambito delle scuole di provare a mettere sotto controllo la curva del contagio. Le misure che abbiamo disposto sono misure necessarie, sono misure importanti che possono metterci nelle condizioni di governare questa curva del contagio e chiaramente seguiremo l'evoluzione dell'epidemia nel nostro Paese con la massima attenzione e valuteremo, diciamo, giorno dopo giorno l'andamento della curva. Ancora da ultimo, io voglio fare un ulteriore appello ai nostri concittadini, perché è del tutto evidente che abbiamo bisogno di istituzioni forti che facciano scelte giuste, che con coraggio dicano fino in fondo al Paese come stanno le cose. Siamo ancora dentro una fase epidemiologica che non può essere sottovalutata, ma abbiamo bisogno chiaramente del contributo di tutti, perché un'epidemia non si combatte, non si vince solo con un DPCM, non si vince con un'ordinanza, ma serve davvero il contributo di tutti i cittadini. E io credo che il comportamento delle persone sia davvero essenziale. Quindi le regole fondamentali, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento di almeno un metro, il lavaggio delle mani, evitare in ogni modo assembramenti, sono regole essenziali che noi dobbiamo continuare a considerare determinanti per vincere questa sfida contro il virus. Io mi fermo qui. Buon pomeriggio a tutti. Come ha sottolineato il Ministro Speranza, il DPCM che stiamo illustrando entrerà in vigore dal 6 marzo, ma non è il DPCM last minute. Il Presidente Draghi, in particolare, ma tutta la maggioranza, hanno fortemente voluto un cambio di passo nei tempi e nel metodo. E quindi i tempi sono fondamentali per non arrecare ulteriori disagi ai cittadini. Ecco perché abbiamo lavorato alacremente e la bozza del DPCM è stata condivisa con le regioni, i comuni, le province già dalla precedente settimana, dalla scorsa settimana, e devo dire che la bozza è pronta da venerdì. Oggi c'è stata una messa a punto del tema scuola e quindi siamo in grado stasera, il 2 marzo, di completare questo DPCM, proprio per lasciare il tempo ai cittadini di poter uniformare la loro vita a queste regole, che ovviamente sono regole stringenti. Vi è anche un cambio nel metodo, perché il DPCM è improntato alla massima condivisione possibile con il Parlamento innanzitutto, e io ringrazio tutti i gruppi parlamentari per avere contribuito alla stesura di una risoluzione che rappresenta la stella polare, la ratio alla quale abbiamo uniformato questo provvedimento. Devo dire che la condivisione si è estesa dal Parlamento, come dicevo, alle regioni, alle province, ai comuni, e quindi voglio ringraziare la Conferenza Stato-Regioni, il Presidente Bonaccini, il Presidente De Caro, il Presidente dell'ANCI, il Presidente De Pascale dell'UPI, perché all'interno di queste riunioni sono emerse criticità, problematiche, e quindi noi abbiamo provato, non so se ci siamo riusciti, perché certamente la stesura di questi provvedimenti è sempre molto complessa e difficoltosa, però abbiamo cercato di acquisire il punto di vista degli amministratori, di coloro che sul territorio devono rispondere alle esigenze dei cittadini. Non abbiamo potuto accogliere tutte le loro proposte, ma alcune certamente sì. A partire da una richiesta delle regioni di far scattare l'eventuale cambio di fascia e quindi le misure restrittive non dal weekend ma dal lunedì. Questo per salvaguardare un principio di affidamento da parte delle attività economiche, da parte per esempio dei ristoratori che acquisiscono materie prime deperibili e che evidentemente devono poter almeno non avere il danno delle materie prime comprate. Abbiamo assunto anche un'altra proposta che ci hanno dato le regioni,
la proposta di un tavolo per valutare i 21 parametri. È chiaro che sarà un tavolo tecnico che affidiamo totalmente alla scienza, ma sarà un momento nel quale bilanciare i criteri e valutare se vi è la necessità di qualche cambiamento. Siamo in grado di dare un segnale anche al mondo della cultura, ai luoghi della cultura. Dal 27 marzo sarà possibile, a fronte di una prenotazione che può avvenire solo online, tornare, ce lo auguriamo tutti, a frequentare i luoghi della cultura. E altre piccole ma importanti richieste delle attività produttive. Certo, non possiamo annunciare l'apertura delle attività economiche, quelle che sono chiuse da tempo, perché purtroppo, come ha spiegato il ministro Speranza e poi illustreranno i rappresentanti del CTS, le varianti colpiscono pesantemente, e quindi siamo ancora in un regime di restrizione indispensabile per combattere il virus. Ma i segnali di discontinuità sono evidenti anche dalle scelte che il presidente Draghi ha fatto, quella di nominare il generale Francesco Paolo Figliuolo come nuovo commissario all'emergenza e Fabrizio Curcio come capo della Protezione Civile. Ho avuto il piacere oggi di incontrare queste persone e posso già annunciare che venerdì si svolgerà la prima riunione sul tema dei vaccini con la conferenza delle regioni, dei comuni e delle province. Credo che anche quello sarà un momento importante per accelerare su un obiettivo che è l'obiettivo principe del governo. Il ministro Bianchi ha affrontato con grande attenzione il tema della scuola e mi sento di dire che il governo accompagnerà le misure, solo quelle indispensabili e necessarie, di sospensione dell'attività in presenza, non solo con la didattica a distanza che andrà potenziata anche utilizzando le risorse del recovery plan, ma cercheremo di dare un supporto alle famiglie attraverso i congedi parentali. Sono molte le misure che sono scadute e quindi all'interno del decreto sostegno sono già in grado di dire che saranno stanziate risorse superiori ai 200 milioni di euro per affrontare il tema dei congedi parentali. Grazie. Professor Brusaferro. Grazie, buona serata a tutti, signor Ministro, signori Ministri. È un'occasione importante questa anche per condividere i risultati di una sorveglianza che tutti voi sapete abbiamo condotto in queste settimane per valutare la circolazione delle varianti nel nostro Paese. Sapete che una prima stima è stata fatta a inizio febbraio ed è stata resa pubblica, l'avete ed è condivisibile, che ci dava un quadro di circa il 18% sostanzialmente di prevalenza della variante inglese come circolazione nel nostro Paese. Successivamente, vi ricordate, fu fatto un approfondimento per capire nel nostro Paese qual era la stima della trasmissibilità e abbiamo potuto stimare questa trasmissibilità aumentata in un valore compreso tra il 35 e il 40%, il che vuol dire che questo virus si diffonde, queste varianti si diffonde molto più velocemente. Successivamente, il 18 febbraio, abbiamo fatto una survey invece un po' in tutto il Paese, mirata a individuare la circolazione non soltanto della cosiddetta variante inglese, ma anche delle altre varianti, andando quindi a sequenziare un campione significativo in tutte le regioni dei positivi sostanzialmente. Questo campione oggi possiamo condividere il risultato, che sarà disponibile come tutti i dati tecnico-scientifici e quantitativi presso il sito del Ministero, presso il sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi lo possiamo condividere assieme. Prima di condividerlo lasciatemi però spendere una parola di ringraziamento. I laboratori delle nostre regioni e nazionali e regionali che hanno partecipato a questa opera sono 101. Questo è un lavoro
pesante. Sequenziare, voi sapete, non è una cosa semplice, richiede altissima professionalità, richiede anche delle strutture, un'organizzazione particolarmente e delle competenze particolarmente elevate. E questo credo vada riconosciuto, questo sforzo e questa capacità presente in tutte le nostre regioni, in tutti i nostri colleghi, che oltre al lavoro quotidiano di diagnostica, per sostenere ovviamente tutta la diagnostica rutinaria, ma oltre a quella per il cosiddetto Covid, in questo caso hanno anche speso una parte importante del loro tempo per garantirci questo risultato. Questo risultato oggi ci dice una cosa che in qualche modo avevamo previsto, ovvero sia che la variante inglese oggi ha una prevalenza stimata intorno al 54%. Il concetto di oggi è riferito al 18 febbraio, il che vuol dire che se dovessimo riferirci alla giornata di oggi, il valore è sicuramente più alto. In altri termini, quanto avevamo previsto in coerenza con quanto sta avvenendo negli altri paesi europei, che nella prima metà di marzo la variante inglese sarebbe stata la variante dominante sostanzialmente nel quadro epidemiologico italiano, con la sua aumentata trasmissibilità. Il secondo dato importante che vogliamo condividere è che nel nostro territorio però ci sono, in particolare in alcune regioni del centro Italia, anche in questo caso la relazione tecnica sarà disponibile e potrà essere valutata, con una raccomandazione: non sono dati che servano a fare graduatoria tra le regioni, sono dati che servono a capire dove poter intervenire in maniera più specifica. Quindi vi pregherei veramente di non usare questi dati dando una pagella, perché non sono una pagella. Questa, prima di tutto, è una lode a tutte le regioni, a tutti i 101 laboratori che hanno partecipato. La seconda cosa, questi dati ci aiutano a capire come meglio intervenire. Chiuso l'inciso, abbiamo una circolazione, una stima di prevalenza della cosiddetta variante brasiliana, chiamiamola P.1, del 4.3%. Questo 4.3% però non è diffuso in tutto il Paese, è diffuso in alcune regioni del centro Italia, che sono l'Umbria, che sono la Toscana, che sono il Lazio, che sono le Marche e poi alcune altre. Ecco, questo dato è particolarmente preoccupante, ma, e questa è la prima notizia che già voi conoscete, perché in realtà queste varianti sono nuove e devono essere stimate sia rispetto all'aumentata trasmissibilità, sia rispetto alla potenzialità di non garantire la stessa copertura immunitaria. Ci sono degli studi che stanno emergendo in questo senso, che sembrerebbero indicare anche per queste varianti un'aumentata trasmissibilità e una potenziale capacità di ridurre la protezione dal punto di vista immunitario esistente. Per questo motivo queste varianti sono estremamente importanti da monitorare, ed estremamente importante che su queste varianti poi si adottino le misure più restrittive possibili. E in questo caso, la parte positiva anche in questo caso, le regioni, i presidenti delle giunte regionali, le amministrazioni regionali che hanno avuto questi focolai hanno adottato e stanno adottando tempestivamente le cosiddette zone rosse, cioè misure molto restrittive localizzate che hanno la finalità di contenere la diffusione di queste varianti. C'è poi anche alcuni segnali della variante sudafricana che si stima intorno allo 4%, ci sono alcuni casi in particolare al confine con l'Austria, con il Tirolo, ci sono altri casi segnalati, ma in questo caso sono casi per lo più riconducibili a persone che provengono da quelle aree, quindi facilmente tracciabili. Una sintesi finale di questo quadro può essere rappresentata così: la circolazione della variante inglese è ormai maggioritaria e lo diventerà sempre più. La variante inglese si trasmette in maniera, ha una più elevata trasmissibilità. Il modo migliore per contrastare questa aumentata trasmissibilità è quello di ridurre le opportunità di trasmissione. Quindi rafforzare le misure di mitigazione, intervenire in tutti quei contesti, rispettando le regole,
rispettando anche le regole sociali, parliamo di mitigazione, facendo in modo che le occasioni di trasmissione si riducano, proprio per controbilanciare questa sua maggior capacità di trasmissione. Per quanto riguarda invece la variante brasiliana, la sfida è il contenimento, quindi individuarla molto precocemente, il più precocemente possibile, e intervenire in maniera quasi chirurgica in quei settori per isolare, facendo in modo che non si diffonda, che non vada a trasmettersi in altri contesti al di fuori di quelli dove si sta verificando. Credo che questa doppia strategia si debba accompagnare e che credo che dovrà accompagnarci anche nelle prossime settimane, con un monitoraggio stretto, accanto a questa delle sequenziamenti, anche della parte delle incidenze, ma anche con una forte parallela supporto alle vaccinazioni, perché anche, come avete visto nei dati di venerdì scorso, i primi risultati sulla diminuzione dell'incidenza dei casi in alcune fasce di età che sono state vaccinate si cominciano a vedere, e questa credo sia la strada maestra, insieme al monitoraggio continuo e al sequenziamento, per poter affrontare nei prossimi mesi una prospettiva di riapertura o una prospettiva di convivenza con questo tipo di epidemia. Buonasera a tutti anche da parte mia. Molto è già stato detto negli interventi dei due signori ministri e in quanto vi ha appena raccontato il professor Brusaferro, quindi cercherò di limitare i miei commenti solamente a un paio di aspetti per lasciare poi spazio adeguato anche alle vostre domande. Avete sentito in apertura che il Ministro della Salute ha chiaramente riportato l'attenzione rispetto al fatto che la variante britannica, la variante inglese ha maggior potere infettante sulla popolazione pediatrica. Era un dato che c'era noto da quanto era stato pubblicato dai colleghi di Oltremanica. Abbiamo anche noi delle evidenze chiare con una sottoanalisi che è stata focalizzata proprio sulla popolazione pediatrica, che nelle fasce di età soprattutto comprese tra i 10 e i 19 anni, ma si apprezza questo incremento anche tra i 6 e i 10 anni, vi è un aumento nel numero di casi di soggetti diagnosticati come infetti da SARS-CoV-2. Questo detto, tuttavia, ribadiamo in maniera molto chiara che questo maggior potere infettante o contagiante non si associa a patologia più grave. La percentuale di soggetti in età pediatrica che necessitano di ospedalizzazione o addirittura di ricovero nelle terapie intensive non differisce da quella che si è osservato nei primi mesi in cui l'Italia è stata investita dalla pandemia da Covid-19. E questo dato è assolutamente in linea sintonico con quanto è stato pubblicato dai colleghi inglesi. Vi è un lavoro scientifico assai pregevole che documenta come, di nuovo, anche in Gran Bretagna non c'è differenza in termini di necessità di ospedalizzazione o addirittura di ricovero nella terapia intensiva, ancor più tristemente di bambini che perdono la vita. Quindi i bambini, per dare un messaggio molto chiaro, rimangono fortunatamente risparmiati dalle forme più gravi. Tutto questo ha poi in qualche misura anche avuto un'influenza sulle scelte che sono state commentate sia dal ministro Gelmini sia dal ministro Speranza su quella che è la sospensione delle attività didattiche in presenza, che sottolineiamo proprio perché ci troviamo in un contesto epidemiologico particolare, vengono a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, e i parametri rispetto ai quali
vi è indicazione a questa sospensione delle attività didattiche in presenza sono già stati opportunamente ricordati prima. L'ultima osservazione che vorrei condividere con voi riguarda il discorso dei vaccini in funzione delle varianti, perché sappiamo da tempo, ed è un'informazione ormai largamente nota, che la variante inglese non mostra resistenza all'effetto protettivo indotto dalla vaccinazione con tutti e tre i vaccini che sono oggi disponibili nel paese, quindi Pfizer, BioNTech e Moderna, i due vaccini a RNA e il vaccino di AstraZeneca. Per quel che riguarda invece la variante brasiliana, credo che vada sottolineato che da un lato vi sono delle segnalazioni da parte di colleghi brasiliani di soggetti che si sono reinfettati, tuttavia non vi è nessuna pubblicazione scientifica a oggi che abbia messo nero su bianco e sia stata resa disponibile questo tipo di informazione, e quindi il dato semmai andrà verificato con degli studi oculatamente programmati anche nel nostro paese. E quello che tuttavia è importante sottolineare è che anche in presenza di eventuali reinfezioni, di fatto proprio per l'immunità che viene a essere indotta sia dall'infezione da SARS-CoV-2 sia da procedure vaccinali, queste eventuali reinfezioni non si dovrebbero proprio connotare con forme di particolare gravità. Quindi al massimo quello che potremmo aspettarci è una possibilità di reinfezione, ma senza che il tutto determini poi secondi episodi particolarmente gravi. Grazie. Signora Ministra, signor Ministro, professori, grazie. Passiamo ora alla fase più interattiva di questa conferenza stampa. Si sono prenotati alcuni giornalisti. La prima è Eleana Sciarra di ADN Cronos. Buonasera a tutti, volevo chiedere se sono state previste delle deroghe per consentire ricongiungimenti familiari durante le festività pasquali sulla falsariga di quanto deciso a Natale scorso, e se il governo stia ragionando già su un rafforzamento dei controlli per il giorno di Pasquetta. Mentre a Locatelli e Brusaferro volevo chiedere della pronuncia del Consiglio di Stato che ieri appunto ha fatto il punto sulla presunta nocività delle mascherine per gli studenti sotto i 12 anni di età. Volevo capire se il DPCM ha recepito questa indicazione e qual è il loro parere al riguardo. Grazie. Allora, io ho già detto che questo DPCM sarà vigente dal 6 di marzo al 6 di aprile. Quindi le festività pasquali sono comprese dentro la fascia di questo DPCM. È evidente, come ho già detto, che il governo valuterà col supporto tecnico-scientifico anche delle persone che sono qui presenti, ma non solo, l'evoluzione della curva epidemiologica e valuterà naturalmente nelle settimane quindi che verranno come eventualmente anche adeguare le misure rispetto ad un obiettivo che al momento è piuttosto distante sul piano temporale. Però le misure sono queste, le misure al momento coprono anche le festività della Pasqua. Non so chi vuole rispondere della... Ma guardi, il tema delle mascherine è un tema che è stato dibattuto, è dibattuto un po' in tutto il mondo sostanzialmente. Gli stessi provvedimenti che sono stati valutati nel nostro paese hanno previsto momenti diversi l'uso delle mascherine e normalmente si raccomanda, soprattutto nelle fasce di età più giovani, l'uso delle mascherine quando c'è una circolazione significativamente più elevata. Questa è stata una delle misure che sono state adottate. È chiaro che poi in realtà vanno usate in maniera appropriata, sono ovviamente strumenti che ci aiutano a ridurre la probabilità di diffusione del virus
e da questo punto di vista credo che in questa logica sostanzialmente si debbano utilizzare. Oggi il dato che noi censiamo è che comunque l'organizzazione all'interno dell'ambiente scolastico è un'organizzazione molto ben normata. Sappiamo però che l'ambiente scolastico è uno dei passaggi di questo tipo di attività, c'è tutto il mondo, chiamiamolo periscolastico, che deve altrettanto rispettare queste regole, e in questo senso sappiamo che c'è stato il tavolo per i trasporti che ha cercato di arricchire. È chiaro che anche questo poi va preso in considerazione nella sua globalità, perché la scuola ovviamente è uno dei momenti, poi ci sono altri momenti anche di aggregazione, ed è evidente che se questi momenti di aggregazione si verificano fuori dall'ambiente scolastico, il virus non è che identifica, si attiva in un ambiente o nell'altro, il virus è sempre presente, e quindi in realtà il problema è garantire le misure di distanziamento e le misure di barriera un po' in tutti gli ambienti, e questo vale ovviamente nell'ambiente scolastico, quando si va a scuola, quando si torna da scuola, ma consentitemi di dire anche quando si fanno delle attività nel pomeriggio o nella sera, insomma, quando ci sono queste forme di aggregazione. Ripeto, non è un virus che si attiva in un determinato ambiente, non c'è un chip per cui entri in un ambiente e parte, è sempre con noi, quindi dobbiamo, questo tipo di attenzione e di aggregazione va garantita durante tutta la giornata, e determinati momenti possono essere, sappiamo che i momenti di aggregazione sono i momenti a maggior rischio, e soprattutto, come abbiamo visto con questo aspetto della variante inglese che ormai è dominante nel nostro contesto e la sua maggior trasmissibilità, dobbiamo essere particolarmente attenti, perché poi sappiamo che il professor Acquatelli ci ha magistralmente illustrato come di fatto, soprattutto nelle fasce più giovani, questo virus non comporti aspetti patologici, ma però si può trasmettere in famiglia, e questo poi i focolai familiari oggi sono ancora i focolai più largamente diffusi, e questo ovviamente è un elemento che noi dobbiamo cercare di contenere, di limitare, di contrastare. Gabriele Martelloni per Rai News 24. Sì, buonasera. Sulla questione della scuola, visto che ci saranno altre sospensioni dell'attività in presenza e si avvicina la fine dell'anno scolastico, se avevate anche ragionato sul possibile prolungamento del calendario scolastico e se avete ragionato anche su un decreto ristori, sui tempi, e si utilizzerà tutti i 32 miliardi dello scostamento di bilancio. Grazie. Allora, è chiaro che il tema della scuola è un tema decisivo, perché tocca un numero assolutamente significativo di famiglie italiane e c'è l'attenzione di tutto il governo. Proviamo a tutelare il più possibile le nostre scuole e la vita chiaramente dei nostri studenti, dei nostri docenti. E abbiamo deciso le misure che ho prima illustrato, perché c'è un fatto nuovo che è legato esattamente alla capacità di impatto della variante inglese sulle generazioni più giovani. È un impatto, lo ribadisco, lo diceva bene il professor Lucatelli, che non si trasferisce, non si trasforma in una sintomatologia grave, quindi non ha un impatto clinico significativo, ma diffonde il contagio, perché questi più giovani poi, tornando nelle case, possono portare il virus ai loro genitori, ai loro nonni, e quindi possono aumentare la velocità di diffusione della curva. Noi continueremo chiaramente, come ho già detto, ad analizzare i dati, a verificare quello che avviene nel nostro Paese, e valuteremo anche passo dopo passo se ci sarà la necessità di aggiornare le misure che ora stiamo scegliendo sulla base dell'andamento della curva epidemiologica. Quanto alla domanda che è stata posta, io ritengo che ci sarà bisogno di un'ulteriore riflessione. È un tema che in questo momento non può già trovare una soluzione, una risposta di tipo definitivo. Sulla necessità di dare un ristoro economico, una risposta a quei tanti soggetti che sono costretti a non continuare le loro attività a causa delle misure che sono oggi vigenti, e come è noto, l'aumento della curva per il meccanismo automatico che ormai tutti conoscono, le mie ordinanze del venerdì che ora avranno effetto a partire da lunedì, se la curva continuerà a salire, ci aspettiamo che queste ordinanze porteranno ancora il nostro Paese verso una maggiore presenza dei colori arancione e rosso nelle prossime settimane.
ed è chiaro che l'impegno del governo è dare risposta a queste persone, perché siamo tutti unitariamente convinti che a queste persone bisogna dare una risposta. Siamo consapevoli dei sacrifici di queste persone e il governo vuole essere vicino con atti concreti. Ma questi sacrifici sono indispensabili, dobbiamo dirlo con grande serenità e con parole di verità. Non vogliamo creare false illusioni. Se c'è un'epidemia forte, va combattuta con strumenti conseguenti. Ed è chiaro che l'intervento economico a sostegno dei soggetti che si trovano a pagare un prezzo più alto è indispensabile. Noi siamo impegnati, sin dai prossimi giorni, a lavorare esattamente in questa direzione. Per Gerrerai, Federica Ionta. Federica. Buonasera, io avevo due domande, una per il Ministro Gelmini e una per il Ministro Speranza. Ministro Gelmini, lei ha parlato di un cambio di metodo, di una grande condivisione sia con i territori che con il Parlamento di questo nuovo DPCM. Le volevo chiedere se l'allargamento del perimetro politico dell'attuale governo ha inciso anche in questa direzione, visto che Forza Italia, ma anche la Lega, non facevano parte della precedente compagine di governo. Molti governatori, invece, presidenti di regione, appartengono a quell'orientamento politico. E al Ministro Speranza invece volevo chiedere, ci sono molte persone che hanno avuto il Covid, si sono negativizzate, ma mantengono presentano ancora dei sintomi. Immagino che questo abbia anche un costo per il Sistema Sanitario Nazionale. Se avete previsto, prevederete delle misure a sostegno anche di questi, non so se chiamarli ugualmente pazienti oppure no, e se la presenza delle varianti con una maggiore incidenza sui bambini in età pediatrica potrebbe in futuro rendere necessario o auspicabile vaccinare anche i bambini. Grazie. Non siamo di fronte ad una nuova formula politica, se è quello che mi sta chiedendo, perché questo è un governo di unità nazionale fortemente voluto dal Presidente della Repubblica, che ha un nemico comune, che è il Covid. Quindi ad oggi non siamo di fronte ad una formula politica, ma siamo di fronte ad una emergenza straordinaria e al dovere da parte delle forze politiche di rispondere positivamente all'appello del Presidente Mattarella e fare un percorso per traghettare il Paese fuori da questo stato di emergenza e anche di prostrazione, perché certamente dopo un anno pesa il virus, la pandemia, ma pesano anche le conseguenze economiche e sociali. Quindi il nostro compito è quello, attraverso i provvedimenti che andremo a definire, di dare la ricetta giusta nei tempi giusti per far uscire il Paese da questa condizione. E quindi, come dire, le colorazioni politiche sono ridotte all'osso, si prova ad avere un atteggiamento concreto sui problemi, facendo anche tesoro dei suggerimenti e delle analisi che la scienza ci mette a disposizione, perché ci muoviamo in questo contesto. E quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a lavorare con questo spirito, con uno spirito di, appunto, di unità nazionale. È chiaro che le differenze politiche restano, ma rimangono sullo sfondo, perché mettiamo al centro l'Italia e il suo diritto ad avere un futuro e ad uscire da questa condizione così difficile che dura ormai da troppo tempo. Molto velocemente su questo tema che spesso arriva, continuità, discontinuità. Io credo che noi abbiamo tutti giurato sulla Costituzione e per me la continuità fondamentale è proprio sul rispetto della Costituzione, l'articolo 32, che riconosce nel diritto alla salute il diritto fondamentale che siamo chiamati come Repubblica e come istituzioni repubblicane a tutelare e a difendere. In questo momento, per rispondere alla domanda, in Italia ci sono quasi 3 milioni di persone. Quindi stiamo parlando di qualcosa che si avvicina al 5% della popolazione che ha avuto il Covid. Ed è chiaro che su questo pezzo di paese c'è un'attenzione molto alta, ci sono protocolli che stiamo studiando, ci sono ipotesi sperimentali che dobbiamo verificare per capire le conseguenze di lungo termine del Covid. Perché il Covid è una malattia
è un virus molto insidioso che provoca conseguenze non solo nell'immediato, e quindi è uno degli obiettivi del Ministero della Salute quello di monitorare anche gli effetti di lungo termine. Ci sono dei progetti su cui stiamo lavorando che nel più breve tempo possibile renderemo noti. Quanto invece ai vaccini per l'età pediatrica, passo la parola al professor Locatelli, che di questa materia è uno dei massimi esperti. Sì, grazie per offrirmi la possibilità di commentare che sono in corso sperimentazioni anche nella popolazione pediatrica, i cui risultati arriveranno a essere resi disponibili nel giro di qualche settimana. A quel punto, definito il profilo di sicurezza e l'efficacia nella popolazione pediatrica, peraltro se mi chiede una previsione come pediatra le dico che la risposta immunitaria dei bambini dovrebbe essere almeno così brillante, ma probabilmente anche di più di quella osservata nei giovani adulti, si potrà poi considerare la vaccinazione anche nell'età pediatrica. Chiara Organtini per l'agenzia Dire. Buonasera, questa è una domanda rivolta a tutti e due i ministri, ovviamente, che ringrazio anticipatamente. Ci avete spiegato, il ministro Speranza in particolare ha introdotto la spiegazione del DPCM parlandoci di un impianto conservativo, al tempo stesso ovviamente della forte innovazione, purtroppo in negativo, di dover osservare l'andamento dell'epidemia nella scuola e quindi prendere delle misure precauzionali come quelle che ci avete spiegato. Il ministro Gerbini, mi permetto appunto di fare questo piccolo riepilogo, ci ha parlato di un cambio di passo. Ora la mia domanda rivolta a entrambe. La campagna vaccinale in questo momento subirà di conseguenza un cambio di passo? Lo schema della campagna vaccinale sarà legata in qualche modo anche al sacrificio che viene chiesto con la chiusura delle scuole? Intanto non parlerei di chiusura delle scuole, ma partirei col dire che l'intendimento non solo del governo ma anche di tutti i governatori è quello di tenere aperte le scuole, perché tutti vogliamo la scuola aperta, sappiamo che è un servizio essenziale, il più essenziale, e quindi c'è la volontà di giocare la partita dalla parte della scuola. È chiaro però che, come hanno spiegato il professor Locatelli e il professor Brusaferro, c'è un problema legato alle varianti che non incide tanto, che non si acuisce nei confronti dei bambini, ma certo dal punto di vista del contagio la problematica esiste. E quindi laddove è strettamente necessario per l'andamento delle varianti si impone la sospensione dell'attività in presenza, ma ovviamente in casi particolari. Laddove il criterio individuato dal CTS, i 250 contagi su 100.000 abitanti per 7 giorni, viene verificato, e laddove vi è un'evoluzione in negativo del virus, del contagio. Quindi solo laddove ci sono queste condizioni si impone la chiusura delle scuole. È chiaro che è una misura che viene presa con grande dispiacere da parte di tutti, e che è una misura eccezionale, rispetto alla quale è chiaro che occorre potenziare la didattica a distanza, occorre fare in modo che la connessione esista per tutte le famiglie, che quindi non ci siano ragazzi esclusi da questa necessità, e su questo il ministro Bianchi sta lavorando alacremente anche per presentare progetti all'interno del recovery plan e quindi fare in modo che questo gap venga colmato. Sì, sulla scuola condivido quanto detto. Per noi la scuola è una funzione essenziale del Paese e faremo ogni sforzo per difenderle il pieno funzionamento. Le scuole non chiudono, c'è un'ipotesi di didattica a distanza dentro un'estrema razio. È estrema razio stare in zona rossa, è estrema razio avere 200 casi ogni 100.000 abitanti su 7 giorni, quindi sono due casi limite in cui noi disponiamo questa necessità, anche sulla base del maggiore effetto della variante inglese sulle generazioni più giovani. Quindi condivido appieno quanto detto.
Sulle vaccinazioni, in questo momento siamo arrivati a 4 milioni 500, e oltre 500.000, 540.000 vaccinazioni, somministrazioni effettuate nel nostro Paese. È un dato che è fortemente cresciuto negli ultimi 7, 8, 10 giorni, perché abbiamo finalmente a disposizione un numero molto più significativo di dosi. Questo numero di dosi crescerà ancora nei prossimi giorni e ci metterà nelle condizioni di accelerare ancora questa campagna, che è e resta una priorità assoluta per il Governo e credo per tutto il nostro Paese, perché continuiamo a credere che il vaccino sia l'arma fondamentale per provare ad affrontare questa sfida così difficile con la quale conviviamo da diversi mesi. E per The Telegraph, Martin Van Alteren, al quale vanno anche le mie congratulazioni per la recente nomina alla stampa estera come Grazie. Presidente. Grazie mille. Buonasera, sono Marcio Fnadre. Prima domanda. Ho letto due giorni fa nel Corriere della Sera un articolo in cui c'è scritto che gran parte delle mascherine FFP2 non sono a norma. E mi sono chiesto, e lo vorrei chiedere a voi, com'è possibile che per tanto tempo, in tanti evidentemente, abbiamo indossato delle mascherine FFP2 che non sono a norma. Sì, perché non c'è stata una prevenzione e perché non sono stati ritirati subito? E come possiamo distinguere le mascherine giuste a norma e non a norma FFP2? Credo che questo sia fondamentale. Questa è la prima domanda. La seconda domanda al professor Brusaferro. Avete parlato della variante inglese, giustamente, della variante brasiliana, ma adesso è venuta una notizia preoccupante da parte di del Nord Italia, adesso non mi ricordo più la città, ma forse no, non mi ricordo più. Comunque si tratta della variante nigeriana che resisterebbe perfino al vaccino. Forse è prematuro dire qualcosa a proposito, però mi immagino che questa preoccupa. Quindi volevo chiedere che cosa sapete di questa variante nigeriana e in che misura è la preoccupazione del Presidente della Società Italiana di Virologia, Caruso, in che misura è una preoccupazione giustificata. Grazie. Allora, sulle mascherine, poi passo la parola al Presidente Brusaferro, il procedimento autorizzativo oggi vigente in Italia è molto rigoroso e prevede per una parte di queste mascherine il ruolo fondamentale proprio dell'Istituto Superiore di Sanità, per un'altra parte il ruolo essenziale dell'INAIL. Quindi io mi sento di dire con assoluta sicurezza che i controlli e le verifiche che vengono fatte sono fatte con la massima attenzione e le mascherine in commercio sul nostro territorio nazionale sono mascherine sicure. Prego, professore. Il tema delle varianti, grazie per questa domanda. Io credo che dobbiamo fare una premessa. Noi da qui, ormai da qualche settimana, ma nei prossimi mesi, dovremo convivere con l'emergenza continua di nuove varianti. Fa parte della stessa essenza del virus mutare, muta continuamente, alcune mutazioni sono più competitive e quindi permettono al virus di replicarsi. E queste sono quelle che ci preoccupano. Da questo punto di vista, essendo questa una pandemia, abbiamo continue segnalazioni di varianti e da qui l'importanza, soprattutto in questa fase in cui cominciamo anche a vaccinare, di avere indagini come quella che stiamo facendo di sequenziamento, sia da una parte per avere la prevalenza, ma anche il lavoro quotidiano, del motivo del mio ringraziamento ai centri diagnostici delle regioni, ai collaboratori dell'Istituto Superiore di Sanità, ai collaboratori di tutti gli enti nazionali che lavorano su questo. Questa è una cosa molto importante. La nigeriana, l'altro passaggio importante metodologico è che queste varianti ci preoccupano sempre, ma hanno due caratteristiche, possono avere due situazioni. La prima situazione è quando importiamo, viene identificata una persona con una variante, anche nuova, e riusciamo a tracciarla. Se vi ricordate, ormai qualche settimana fa, abbiamo introdotto quel famoso parametro dei 50 casi, nuovi casi nei 7 giorni per 100.000 abitanti, come la soglia sotto la quale il nostro Servizio Sanitario Nazionale e i nostri servizi sanitari regionali riescono a tracciare sistematicamente.
individuando queste persone e ricostruendo precisamente la catena di trasmissione, noi riusciamo a contenerle. Ecco, questa è la fattispecie di cui stiamo parlando e che lei ha citata, alcuni colleghi ce l'hanno segnalata, è un caso di, chiamiamolo, importazione, tra virgolette, è stato rapidamente tracciato. Ovviamente queste varianti, man mano che le conosciamo, man mano che si diffondono, acquisiamo anche ulteriori dati sulla trasmissibilità, sull'eventuale maggior patogenicità, sulla quella che noi chiamiamo capacità di evadere la risposta immunitaria. In questo momento però io non mi sentirei di esprimermi su questa variante, è stata tracciata, sono stati identificati i contatti stretti, sono stati messi in isolamento ed è l'atteggiamento più corretto, più prudenziale che dobbiamo assolutamente raggiungere. Però ecco, tecnicamente dobbiamo prepararci a vivere con questo tipo di struttura ed è il motivo perché le tre mosse importanti in questo momento per convivere con questo virus in maniera con prospettive positive sono quelle: uno, di un monitoraggio continuo dell'andamento dell'epidemia, cosa che si fa anche con questo sistema di monitoraggio settimanale; due, una capacità sempre più potente e approfondita di sequenziamento. I dati che vi ho presentato oggi mostrano come il nostro Paese si sta articolando in tutte le sue sistema, in tutte le sue articolazioni regionali, ma scientifiche, perché in realtà non c'è soltanto il Servizio Sanitario Nazionale qui, ma c'è una sinergia veramente con istituzioni anche di ricerca, anche il mondo degli istituti zooprofilattici che lavorano costantemente su questa cosa. E la terza, ne ha già parlato il Ministro e ne ha parlato i signori Ministri, ne ha parlato il Professor Locatelli, è il tema della vaccinazione. Solo per aggiungere anch'io sulla questione della variante nigeriana che veniva prima citata, peraltro identificata nella zona di Brescia, giusto per dare una collocazione, visto che la menzionava prima, qualsiasi valutazione rispetto alle varianti deve tener conto che il virus, con un meccanismo di pressione selettiva che è comune a tutti gli altri virus, sostanzialmente tende a mutare e tendono a emergere alcune varianti, soprattutto quelle connotate da maggior capacità contagiante. Da qui però a dire che questa variante possa sfuggire all'effetto che viene a essere indotto in termini di immunità protettiva conferito dai vaccini, andrei straordinariamente cauto. Credo che tutte questo tipo di valutazioni debbano essere improntate a sobrietà comunicativa e senso di responsabilità. Ecco, per il messaggero Francesco Malfetano, vorrei... Allora, comunicare che abbiamo raccolto la prima metà di domande, ne abbiamo altre sei, quindi se riusciamo a tenere un buon ritmo riusciamo a prenderle tutte. Allora, buonasera. Ecco, dobbiamo andare solo due minuti in pubblicità, se c'è qualcosa di importante ve lo dico subito dopo. Allora, nei secondi che non siamo stati collegati, le domande e le risposte sono state veloci e la cosa più importante è la riconferma che le scuole saranno chiuse, quindi didattica a distanza, nelle zone rosse e nelle altre zone dove si raggiunge un livello di 250 casi ogni 100.000 abitanti, e questo avverrà automaticamente, non c'è una contrattazione o una decisione autonoma delle regioni. Andiamo. Delle regioni, dei comuni e delle province. È stato fatto il dibattito in Parlamento, abbiamo riunito 6 volte la cabina di regia e siamo arrivati a venerdì scorso a chiudere sostanzialmente il provvedimento, salvo il punto molto delicato e importante della scuola, che però ha avuto la necessità di un approfondimento attraverso il parere del CTS come avevano chiesto le regioni. È chiaro che questi non sono provvedimenti facili e popolari, non lo sono mai, ma io rivendico una discontinuità non solo nei tempi ma anche nel metodo, perché abbiamo cercato il confronto, l'ascolto più ampi possibili
e lo abbiamo fatto non solo in Parlamento ma anche coinvolgendo gli enti locali. È chiaro che laddove la Conferenza Stato-Regioni ha fatto delle proposte unitarie, mi riferisco al tavolo tecnico sui parametri, alla necessità di fare in modo che i provvedimenti entrassero in vigore dal lunedì salvaguardando il weekend per le attività economiche, laddove sono state fatte delle proposte per esempio sullo svolgimento della formazione e dei corsi individuali. Tutte queste proposte noi le abbiamo recepite. Non è pervenuto da nessuno una modalità completamente diversa, perché ci sono tanti pareri, ma noi abbiamo potuto accogliere le proposte che sono state avanzate con un certo grado di condivisione. Per quanto riguarda il tema devo dire che oggi abbiamo avuto un incontro con i governatori e con la conferenza Stato-Regioni, ce ne sarà un'altra venerdì, il confronto è assolutamente aperto, è chiaro che ci sono su temi così delicati anche posizioni differenti, tutte rispettabili, tutte legittime. Sul tema dei trasporti siamo qui da 17 giorni, è difficile riformare i trasporti in 17 giorni, però siamo consapevoli che, come diceva il professor Brunaferro prima, non c'è un orario in cui il virus colpisce o un ambiente particolare, e i trasporti, il potenziamento dei trasporti è sicuramente come dire, un obiettivo che il governo si pone, ma non è raggiungibile in pochissimi giorni. Alessandra Sardoni. La nostra Sardoni. Ora, tre domande in realtà. Una è questa: se a fronte dell'allarme per le varianti e per la loro aggressività e capacità di contagio, se è stato anche valutato un modello tedesco, e cioè delle chiusure un po' su tutto il territorio per arrivare più rapidamente a un risultato di contenimento che possa accompagnare la campagna vaccinale e proteggere anche, visto che qualche ritardo c'è stato. Questa è una domanda, quindi se è stato preso in considerazione, se è stato scartato e per quale ragione. L'altra domanda, e mi riallaccio a quella del collega sulla DAD, se capisco bene, dire potenziare la DAD o DAD potenziata significa potenziare la connessione, o c'è un aspetto anche di contenuti, di garanzia, di apprendimento. Terza domanda per il ministro Speranza, sull'addio al Domenico Arcuri, se lei ritiene che ci siano stati degli errori nella gestione commissariale di Arcuri, visto che lei è la figura di maggiore continuità, e quali, che idea si è fatta lei, che cosa non ha funzionato in quella gestione e che cosa dovrebbe funzionare in quella di oggi. Io intanto voglio esprimere a nome di tutto il governo su questa terza domanda un ringraziamento sentito al commissario Arcuri, che ha svolto un lavoro importante in una fase difficilissima. Voglio ricordare che a marzo eravamo con pochissime mascherine, senza respiratori, in una fase che è stata molto molto complicata, e credo che sia importante che il Paese e le istituzioni nel suo complesso riconoscano il lavoro fatto. È nelle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri scegliere nuovi collaboratori nelle funzioni principali, è stato fatto su alcuni componenti del governo, è stato fatto anche su alcuni ruoli decisivi come appunto quello del commissario, del capo della protezione civile, altre scelte possono esserci, e io credo che dobbiamo tutti lavorare da subito insieme, perché l'obiettivo è dare risposta alla tremenda sfida che abbiamo di fronte a noi. Era una sfida tremenda nel marzo scorso e abbiamo combattuto con ogni energia quella sfida, e lo è ancora oggi. Certo, abbiamo molti più strumenti. Se un anno fa ci avessero detto che dopo 12 mesi avevamo 3 vaccini approvati, probabilmente a partire dai nostri scienziati ci sarebbero stati molti dubbi, molte perplessità. Quando noi dicevamo che a dicembre avremmo avuto le prime somministrazioni, molti ci dicevano non è vero, non vi crediamo. Poi invece questo è avvenuto. E ora dobbiamo lavorare assolutamente con spirito unitario e con grande determinazione anche in questa nuova fase, che è una fase politica chiaramente. Allora abbiamo ascoltato finché potevamo, dobbiamo assolutamente adesso andare in pubblicità. Torniamo dopo col telegiornale e ovviamente ospiteremo anche altre notizie dalla conferenza stampa.